Salve ragazzi! Il nostro pianeta, moltissimi anni fa, era governato da animali gigantissimi, come i dinosauri. Poi, dopo la loro estinzione, fu abitato da altri animali giganti, nel periodo degli animali primitivi, come il mammut, lo smilodon, cioè la tigre degli denti a sciabola, o l'indricoderium, antenato di rinoceronti. In questi periodi la Terra fu dominata da bestie di veramente grandi dimensioni. Ma chi ci può dire che bestie così non esistono tuttora oggi? Beh, scopriamolo in questo video. Numero 1. Il Deep Blue Shark. Questo squalo di mastodontiche dimensioni, con un peso di circa 3 tonnellate, è stato molte volte confuso con un megalodon. Il suo primo avvistamento fece impressionare il mondo intero. Moltissimi hanno iniziato a pensare sia una plausibile idea che i megalodon esistano ancora oggi. Non tolgo il fatto che l'avevo messo in un mio vecchio video riguardante i megalodonti. Ovviamente Deep Blue Shark non si tratta altro che dello squalo bianco più grande scoperto dall'essere umano. È uno squalo femmina di 3 tonnellate, con una lunghezza al pari di 9 metri. Nonostante le sue grandi dimensioni, non è aggressiva questo squalo femmina, anzi al contrario, sembra molto amichevole, e con i ricercatori curiosi da essa non li danneggia né niente, anzi sembra amichevole e apprezzarli, quindi possiamo anche stare tranquilli. Non è un megalodonte, i megalodonti si sono estinti molti anni fa. Numero 2. Il calabrone asiatico. Questo insetto davvero impressionante tiene una lunghezza di circa 5 cm, con un'apertura alare di quasi 8 cm circa, con una velocità di 40 km orari. Tiene una colorazione di arancione e occhi marroni. Questo insetto davvero pericolosissimo, forse tra i più pericolosi se non il più pericoloso che esista al mondo, si trova in Oriente, ad esempio in Cina, in Giappone e anche in India, e molti altri paesi dell'Oriente. Ha un pungiglione di circa 6 mm ed una sua puntura può risultare letale per l'essere umano, portando addirittura alla morte, dato che il veleno che contiene è un veleno davvero mortale e pericoloso, però è curabile se si chiamano subito i soccorsi. Numero 3. La salamandra cinese gigante. Questo animale è il più grande anfibio esistente al mondo, con una dimensione di quasi 2 metri. Stiamo parlando di un animale molto impressionante. Peccato che sia a rischio di estinzione, dato che alcune località lo cacciano per la sua prelibata carne e per il bracconaggio diffuso, ma la loro estinzione sta aumentando anche per la distruzione del loro habitat. Ma per fortuna stanno facendo qualcosa per impedire la loro estinzione. Questi anfibi risalgono nel nostro pianeta da periodi molto antichi, però rimangono sempre di splendidi animali. Numero 4. Le tartarughe delle Galapagos. Le tartarughe delle Galapagos sono le tartarughe più grandi esistenti nel nostro mondo. Infatti vengono chiamate anche tartarughe giganti, con un peso di 417 kg e una lunghezza che può superare anche 1,30 m. Sono animali incredibili e possiedono un potente guscio che li permette di galleggiare nell'acqua. Nonostante il loro peso, possono vivere anche 100 anni, come gran parte delle tartarughe, anche se gran parte di loro è in via di estinzione, se non già estinte in molte isole del mondo, e che gli esemplari sono pochi e si trovano solo in Galapagos, ma non si sa bene. Però rimangono e rimarranno dei splendidi animali. Bene! Il video finisce qui, lasciate like, soprattutto iscrivetevi, condividete, scrivete un parere nei commenti e alla prossima, ciao!